Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Andrea e questo è White Ghost Shop. Oggi andremo a vedere come costruire un portatazze da tavolo in stile shabby chic. Bene, andiamo a vedere subito di cosa abbiamo bisogno per realizzare il nostro portatazze. Per colorarlo in stile shabby chic ho deciso di utilizzare gli spray della Ambrosol, ma quelle che vedete qua non sono tutte bombolette di colore, due in particolare hanno un uso specifico, per cui seguitemi e vi spiegherò a cosa servono. Ovviamente poi avrete bisogno di un po' di legno di scarto, ma se vi divertite con il fai da te immagino ne abbiate a bizzeffe. Della carta abrasiva grana abbastanza fine, questa è una 400, della cera basta una comunissima candela, poi ovviamente dei ganci che vi piacciono, questi sono color ottone, e infine ho deciso di aggiungere alla creazione anche questo che era un tappo idraulico da pochi centesimi che ho trovato in laboratorio. La prima cosa che andremo a fare ovviamente sarà andare a tagliare i pezzi di misura. Bene, mentre aspettiamo che lo spray base gesso vada ad asciugare, possiamo lavorare sulle parti metalliche. Come avete visto, alcune sono color ottone, altre sono cromate. Io voglio che alla fine la resa sia quella di un simil ferro antico. Questo lo otterremo grazie a questa bomboletta che riproduce appunto quel colore. Un errore che però vedo fare a molti è quello di dare direttamente il colore sulla parte interessata. Questo è un errore per il semplice fatto che a breve il colore sfoglierà. Per evitare questa cosa possiamo andare ad utilizzare un primer, cioè un fondo trasparente che fornirà una superficie abbastanza ruvida e porosa in modo che il nostro colore non si stacchi nel tempo. Questo ovviamente è un primer dedicato alle superfici in metallo, ne esiste ovviamente anche una versione per le superfici in plastica. Quindi adesso andremo a darlo e poi aspetteremo che asciughi, al tatto in 15 minuti è già asciutto, ma se volete un risultato perfetto dovete aspettare almeno 22 ore. Ricordatevi ovviamente di darlo anche sulle viti. E siamo arrivati finalmente al momento in cui andremo a creare l'effetto shabby chic. Come avete visto, il bianco che ho dato non è stato un bianco coprente, ho dato soltanto una mano per portarmi avanti già nel dare quell'effetto di vissuto. Adesso però andremo ad accentuare questa cosa passando la carta vetro grana fine, in questo caso 400, su tutta la struttura, insistendo magari negli angoli, dove plausibilmente nel tempo la vernice potrebbe essere saltata via molto più facilmente. Bene, siamo quasi al termine, come avete visto ho già fatto il foro sopra e anche i prefori per i ganci che andremo a montare, ma prima va fatta una cosa che non va assolutamente saltata, va data la finitura. La finitura serve principalmente per proteggere il nostro manufatto, soprattutto i manufatti come questo che saranno di uso comune. Quella che utilizzerò io è una finitura trasparente della stessa linea del bianco base gesso che non andrà a intaccare in nessun modo il lavoro eseguito sul nostro manufatto. Thank you.
Bene ragazzi, io spero che il progetto vi sia piaciuto, è molto semplice, di facile realizzazione, ma di sicuro effetto. A me non resta che portarlo a casa, salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!